nuovo allestimento, cosa ne pensa? È molto bello, molto interattivo, anche emozionante, perché comunque le persone vanno emozionate, anche io lavoro nell'ambito della pubblicità, eccetera, e quindi penso che per la città di Pesaro sia un investimento che magari adesso non è che darà tanto nel breve periodo, ma sul lungo periodo sicuramente anche il turista lo apprezzerà molto. 12-18 mesi questa cosa qui può veramente spiccare il volo. Sinceramente non ho visto una grande interazione con la musica e soprattutto pochissimi contenuti, anche abbastanza banali, devo dire, le onde del mare, cose un po' così. Mi ha lasciato un po' con un punto di domanda, diciamo. Sono passati 6 mesi dalla prima installazione, è un'idea promossa, bocciata? Lei da che punto di vista è? No, vabbè, io non è che posso dire promossa o bocciata. È un'operazione che è partita magari anche in maniera interessante, però i risultati sono un po' dubbi, diciamo, dal mio punto di vista. Secondo lei qual è la particolarità di questa installazione della biosfera qui in Piazza del Popolo? È molto interessante e rispetto al primo allestimento e questa interazione con la musica è veramente molto forte. Bello per quello che sto vedendo, molto bello, molto d'effetto, sì. Invece della biosfera in Piazza del Popolo sono passati ormai 6 mesi, cosa ne pensa? È bella da vedere, adesso certo che è bello vedere cambiare, perché poi dopo un po' ci si stanca di vedere sempre, se non si guarda più, voglio dire, se invece cambiano le immagini allora uno si ferma e osserva, ecco, logicamente.